Buongiorno ragazzole e ragazzole, questa è la terza volta che provo a iniziare questo video, forse ce la possiamo fare, eh? Forse se i gatti collaborassero e dormissero mentre io cerco di girare questo video, sono 2 mesi che non ne giro uno, sarebbe molto più simpatico e soprattutto molto più fattibile fare quei versi, Sherlock, ti prego, sono sensibile in questo momento. Come state? Fatemi sapere come va dalle vostre parti. Oddio, quante cose che avrei da dirvi. Intanto questo qui doveva essere un video per celebrare i 5 anni del canale, ma siccome i 5 anni del canale erano il 16 di dicembre e il 16 di dicembre c'era qui la viperina per cui ero impegnata, non sarà più un video per celebrare i 5 anni del canale, anche se vi facciamo gli stessi gli auguri al canale, al nostro canale, perché ovviamente non è soltanto mio ma anche il vostro, perché se voi non ci foste state, se non ci foste adesso, non sarebbe il canale che è, chiaramente. E per cui sarà un video semplicemente per farvi vedere che esisto ancora, per quelli di voi tre che mi hanno chiesto che fine avevo fatto e se sarei tornata a fare dei video. Sì, torno a fare dei video, non vi preoccupate. Il canale non è chiuso, cioè non ho neanche alcuna intenzione di chiuderlo, di fare messaggi strappalacrime. Il canale è ancora aperto e tornerà attivo prima o poi, ma in realtà sono attiva su altri social. Non mi mandate messaggi, vi prego, in questo momento cioè, è cruciale. Scusate, devo abbassare il volume. Che vi stavo dicendo? Mi sono persa, vedete, mi distraggono. Che il canale non è chiuso. Io ci sono sugli altri social network, ci sono sulla pagina Facebook del canale, ci sono sul salotto di lettura soprattutto. Se volete partecipare al prossimo salotto di lettura, ormai lo sto promuovendo ovunque, dovete andare su Facebook e scrivere salotto di lettura della Penny e dovete richiedere l'iscrizione. E da lì poi potete votare il prossimo libro per il prossimo salotto, perché ne abbiamo terminato uno adesso di un libro che guardate, cioè, è talmente bello che non ve ne vanno neanche, perché cioè, rovinerei la bellezza di quel romanzo che è Buddha di Thomas Mann. E se non si percepisce il sarcasmo, ve lo sto dicendo adesso che è sarcastico perché non mi è piaciuto. Vabbè, mi dispiace per Thomas Mann. Thomas, scrivi una saga familiare. Thomas, mettici qualche inciuccio, qualche cosa, qualche storiaccia, qualcuno che ammazza qualcun altro. Fai una cosa. Non mi puoi scrivere una saga familiare in cui questi. Capito? Solo corna capitano. Tra l'altro, sempre la stessa o personaggio. Se, non vi dico chi stesso, personaggio generale. Dai, su Thomas, su. Per cui il prossimo libro, a quanto pare, dovrebbe essere I fratelli Karamazov. Vi avverto che nel prossimo salotto, chi di voi adesso che è del salotto e lo sta vedendo questo video, chi di voi non è del salotto però si vuole iscrivere, i libri che forse potremo leggere, cioè quelli che entreranno nel sondaggio, ve li scelgo io. Non perché voglio fare la dittatrice, ma semplicemente perché almeno variamo un attimino il tiro, perché qui sennò leggiamo sempre la solita roba. E allora, o comunque gli scarti dei salotti precedenti. Allora, per evitare questa cosa, al prossimo salotto ve ne scelgo 4-5 di titoli io e via. E ovviamente voi mi direte a morte perché sceglieranno una roba che mi direte: ma che caghette di libri hai scelto, Penny? Spero di no, nel caso non parteciperà nessuno, parteciperò da sola e mi commenterò i libri da sola. E dunque, per cui vi ho detto che sì, ci sono ancora su Twitter, su Instagram, su quant'altro, tutti i link penso che si trovino sulla home del canale e penso che questa sia la prima volta che dico home del canale in 5 anni del canale, perché c'è una home del canale, intuisco io. E non so, cioè non so, credo che sia quella dove si vedono i video appena fatti, quella dovrebbe essere la home, e di fianco al nome del canale in alto, banner, penso si chiami, ci sono tutti i link della pagina Facebook, di Instagram, di Twitter, del blog, forse anche di Tumblr, ma lì non vi consiglio di andare perché proprio esprime la mia follia al massimo, e basta. Forse Pinterest, ma non sono convinta. Anche perché Pinterest io cioè, lo uso soltanto per guardare i vestiti d'alta moda che potrò permettermi nel 2013. E per quanto riguarda invece video, parliamo di questa cosa importantissima. Per quanto riguarda i video, non vi preoccupate perché ho tipo una lista di video che devo fare che è lunga più o meno come me. E io sono molto alta. Per cui sappiate che ce ne sono tanti. Perché esatta come me ce ne sono tantissimi e ricominceremo a gennaio. Tanto a gennaio ricomincia tutto, ricomincia Black Sales, ricomincia e finisce pure. Qual è quella serie che inizia a gennaio e finisce a gennaio?
Sherlock, grazie, me la sono fatta da sola sta tristume di battuta e oltre ad essere anche molto triste perché è brutta la battuta, è proprio brutta questa cosa che deve succedere, che finisce tutto. Ma si può, c'è cioè, una cosa del genere, è la triste. Sherlock! Mazza cazzo, io voglio partecipare, non sul letto, perché io non c'ho voglia di rilavarlo un'altra volta, che non è che mi posso mettere a stirare tutte le volte perché voi fate le lotte. Si stanno guardando malissimo, mi farei vedere la scena cosmica che sta succedendo davanti alla mia faccia. Questo perché io dicevo di fare i video da figa con la libreria dietro, ma voi dovete sapere che sono accroccata in terra col computer su una sedia e col letto davanti, perché questa sarebbe la camera da letto, ma forse ve l'avevo già detto in un video precedente. Stavamo parlando dei video prossimi che devono avvenire nel futuro. Allora, sicuramente ci saranno i tre video a tema del salotto, per cui guerra e pace, via col vento e il Buddenbrock di Thomas Mann, perché giustamente c'è stato pure lui, bisogna pure parlarne. Poi ci sono un sacco di Tea Time Book Club da fare, tantissimi, non perché io abbia letto da bestia, anzi, ho letto praticamente nulla in questo periodo, e tranne che sto per finire l'anno, cioè siamo al 23, io ho finito l'altro giorno Tess dei Dabberville, vi giuro che se è l'ultimo libro che riesco a leggere quest'anno, non lo so, vi giuro cosa posso farmi, strapparmi la trachea, strapparmi qualcosa, cioè perché è veramente di una tristezza allucinante. Io già lo sapevo perché mi sono fatta male, perché avevo già visto la miniserie, quella con Eddie Redmayne e Gemma Arterton, Hans Matheson, tutta quella gente lì. Per cui già lo sapevo, ho deciso di farmi del male comunque. Questi sono i gatti che stanno litigando, tranquilli. Bambini! Bravo Sherlock, inseguilo. Ho un po' l'anima della maestra anche quando sono a casa io. Per cui, Tea Time Book Club, quelli del salotto di lettura. Poi vorrei riprendere in mano i video a tema, cioè quelli sul genere letterario. Stavamo progettando uno molto interessante. Io Vale su un certo genere, non posso dire. Stavo per dirvelo, ma ho detto no, ve lo dico, faccio la sorpresa. Per cui c'è sicuramente anche quello. E poi non lo so, e poi volevo pensare a qualcosa di nuovo. Io accetto assolutamente consigli da voi. Ah, c'è una cosa, una rubrica a cui ci terrei tantissimo, però devo pensarla bene, che sono quei famosi romanzi che ogni tanto io ve li nomino. E so che ogni tanto voi mi dite, ti prego, fai una rubrica a tema. Io qui sono, è mo' che ci penso, che sono i romanzi della nonna, cioè quelli che io nomino così perché effettivamente sono i romanzi. Non che mia nonna si legge, per carità, anche se mia nonna si legge, perché mia nonna legge di tutto, perché voi potete vederla leggere, che ne so, Daniel Steele e il giorno dopo vi legge George Martin, e non sto scherzando, e il giorno dopo ancora può essere che vi legga, che ne so, l'Odissea, no? Cioè lei passa da un genere con l'altro, così. Scusate, sto facendo una cosa molto brutta, non denunciatemi la Lega degli Animali. Ehi! Cioè, ragazzi, Sherlock, se ti becco pure a te, guarda, con la ciabatta ti rovino. Io mi immagino sempre la signora che di sopra alle 4 del mattino sente me che urlo: Sherlock! E non so che cosa pensi, ma penserà che sono sciroccata. Un paio di volte con la faccia da culo sono andata anche a dirle: scusi, ma cioè, mi spiace se ogni tanto di notte sente rumore, perché i gatti sbattono contro le porte, no? Però ovviamente non mi sono, cioè, non ho mai riferito il problema del rumore a me stessa, dicendo che sono io quella che urla come una pazza svitata alle 4 del mattino, cercando di calmare i gatti, poi inseguendoli per casa per dargli le ciabattate sul sedere. E dopodiché a questo punto veramente non denunciatemi perché è tragica. Poi, video. Che belle, quante parentesi sto facendo, e questo video non lo taglierò, così vi pupperete tutto questo bel po' di roba detta a caso. Video, io direi che i video saranno soprattutto i libri, e boh, magari qualcosa ci scapperà, soprattutto per quanto riguarda la quarta serie di Sherlock, quella in dubbio, cioè qualche commentino alle puntate ci sta sempre, perché oltretutto le manderanno in onda su Netflix il giorno dopo, per cui chi di voi c'ha Netflix è fortunello, ma anche io c'ho Netflix, però lo guardiamo comunque in diretta, chiaro, perché non puoi non guardarlo in diretta. E ciao Cassio, che scappi, vabbè, grazie. E niente, per il resto io mi scuso per essere mancata così tanto, ma è tutta stata una questione di tempistica, cioè nel senso che ci sono stati un po' di cambiamenti a livello lavorativo e di conseguenza ho dovuto imparare un attimino a rigestire il mio tempo e a organizzarlo, più che a rigestirlo e a organizzarlo, perché purtroppo
Cioè, quando cambiano le cose e poi ti devi organizzare, però tu per i fatti tuoi diventa un po', cioè non difficile, però cercare di capire come organizzarsi le tempistiche, come fare questo, questo, quest'altro, farci stare dentro tutto e arrivare alla sera che non sei tipo stanca morta e fare anche quello che ti piace, effettivamente non è semplice. Però questi mesi sono andati abbastanza bene. Ho notato che riesco comunque a gestire tutto in maniera semidecente, diciamo, decente, no, semidecente, per cui sicuramente a gennaio riuscirò a riorganizzarmi anche perché tornare attivamente sul canale, perché comunque mi dispiace averlo mollato così, no? Però appunto, cioè, nel senso, ci sono da altre parti, non è che mi sono vaporizzata, ho detto no, YouTube mai più. Perché no, cioè mi spiace perché voglio dire, voi siete delle persone meravigliose che seguite il canale e che scrivete sul salotto, che scrivete sulla pagina, scrivete su Instagram, scrivete su Twitter, partecipate a tutti questi deliri. E se volete vi posso anche regalare un gatto, perché tanto io ne ho due e ce n'è comunque uno di troppo, per cui sono anche due maschi, capito? Per cui nel caso ne vogliate uno io ve lo regalo. Ho cercato di sbolognarlo la viperina ma non l'ha voluto. Questo qui. Ho cercato di sbolognarle. Ma lei non l'ha voluto. Fatti vedere, cassettino. Che non sei più tanto cassettino, ma sei più cassettiere ormai. Scusa, scusa se ti ho toccato. Beh, io vi saluto, vi auguro buone feste e buone vacanze. Fatemi sapere quanti libri avete ricevuto in regalo. Io non lo so, spero almeno uno. Però ho un buono giunti da 36 euro da andare a spendere. Per cui se non me li regalo, non me li regalo da sola i libri. Regalo da sola. E fatemi sapere tutte queste cose. Non vi chiederò cosa fate l'ultimo perché è una domanda che veramente, visto che sia la peggio delle domande, fa parte di quel gruppo di domande che sono quando ti sposi, quando fai figli, che fai a Capodanno e quando ti lauri. Sono queste quattro domande. Ci saranno anche sicuramente delle altre, però. E il fidanzatino, ecco, giusto, scusate, me l'ho scordata. Cioè, perché prima di quando ti sposi, cioè, ma il fidanzatino? E vi mando un bacione. Per cui buon Natale, buon anno, buona Befana. Spero che ci vedremo prima della Befana e tanti auguri!